diretta dalla via Ardeatina, superato il Lido dei Pini, temperatura esterna di 8 gradi, una bella giornata, però mamma mia le buche ragazzi, fate attenzione alle buche, cioè non è che so buche, sono direttamente proprio catacombe. Ma poi alcune sono messe in modo quasi direi inevitabile, perché o scegli di andarte ad alleprare con quello che viene dall'altra parte, o ti giuro, cioè non lo so, guarda che voglio dire, cioè, ma c'ho tanto uno a chiuderle, perché insomma pare il minimo, ma due, siccome tanto uno se le ritrova sempre, sempre nello stesso punto. Allora mi chiedo, ci vuole anche tanto eventualmente a prendere e mettere una bella striscia d'asfalto nuova? Ma guarda che roba. Questo secondo me è uno dei tratti peggiori. Tra un po', tra l'altro, un po' più avanti, dovreste, diciamo, girare il telefono inquadrando la strada. Tra l'altro, dicevo, tra un po' davanti, ci sono anche le radici, guarda che roba, degli alberi, che pure sono abbastanza micidiali. Quello davanti a me, come anche quelli dietro, penso un po' tutti, qui si fa lo slalom letteralmente tra le buche. C'è proprio lo slalom. E chi finisce in buca non credo che vinca il premio, insomma. Adesso faccio vedere, cioè, questo qua. Infatti quello davanti, se vede che sta facendo lo slalom, io pure, ogni tanto costretti a invadere le radici, e qua si vedono, chissà. Ci sono delle radici piuttosto alte e niente, uno è costretto comunque, come dicevo, a fare lo slalom tra buche, radici e vabbè, non so, saranno 15-20 centimetri di defosso. Che ci vuole? A parte a chiuderlo perché non ho visto nessuno, sono le 9:30 passate, quindi in teoria dovreste già averle, insomma, essere già all'opera chi di dovere per chiudere queste buche maledette. Però ragazzi, regolatevi, cioè uno paga le tasse, quello quell'altro, ma sti soldi, ma che cazzo ci fate? Dico io, non lo so, guarda. Vabbè, direzione 16 Pini, quindi quel di Pomezia, e niente, che dire, mi raccomando, c'è una trasmissione che dice occhio allo spreco e io vi dico occhio alle buche, che poi sono spreco dei soldi, perché vuol dire che questi chissà che fine ci hanno fatto fare i soldi, visto che sembra che non li abbiano per chiuderle. Vabbè, niente, una buona giornata e a presto.